Pandev Milito davanti per l'Inter, Sanetti a centrocampo insieme a Thiago Motta e a Esteban Cambiasso. L'Inter vuole far vedere naturalmente che cambia tutto con l'arrivo di Leonardo. Napoli però è venuto a Milano per fare una grande partita. E sarà interessante vedere anche le posizioni di Cavani e Lavezzi. La prima uscita di De Santis, che arriva sul pallone e cerca subito in profondità proprio il Pocio. Colpo di testa di Lucio in anticipo. Javier Sanetti per Maicon. Altro ritorno importante in campionato per Maicon, che ha cominciato la stagione con un problema al ginocchio che gli derivava dal mondiale. E poi anche con qualche problema muscolare, forse conseguente. Lucio su Lavezzi, si gioca, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Protesta Lavezzi. Prova ad andare via Lucio. Centrale per Thiago Motta. Verticale per Diego Di Minito. Ancora all'indietro Pandev, Motta, Pandev. Sanetti. Kivu. Cambiasso per Lucio. Cordoba, titolare. Per Ranocchia il nuovo arrivo dell'Inter, solo panchina per il momento. È arrivato proprio da poche ore, si può dire, all'Inter. Maicon, Javier Sanetti. Prova lui ad andare via, cerca un'accelerazione in mezzo a tre. Accelera Sanetti, sul traversone sicura la presa di De Santis. Lucio. Cerca in verticale Pandev. Prova a girare Pandev, l'inserimento di Thiago Motta, poi dentro il pallone ancora per Thiago! Motta, 1-0 al terzo minuto! Fatto tutto molto bene Fabio, che con grande facilità hanno bucato centralmente l'inserimento senza palla, senza che questa toccasse per terra, l'ha calciata al volo e ha trovato l'angolino. Un gol splendido. Subito in vantaggio dunque l'Inter, che sblocca immediatamente. Gioia contenuta di Leonardo, che però non potrà che essere estremamente soddisfatto per questo avvio della sua carriera nerazzurra. Bello il pallone di Stankovic, bello il sinistro a volo. Sì, è stato anche fortunato Thiago Motta, perché voleva controllarla quella palla, invece la palla sfila sotto, col tocca solamente i tacchetti, arriva giusta su Stankovic, che gli dà una palla col contagiri, ma lui è bravo ad andare nello spazio, a calciarla molto bene, a tenerla bassa. Nulla da fare per De Santis. E dunque il Napoli si trova subito a dover reagire. Inizio shock per la squadra di Mazzarri, con il vantaggio dell'Inter praticamente alla prima occasione. Cercato in area di rigore il possibile inserimento di Maggio, che arriva a toccare, c'è rimessa da fondo e non calcio d'angolo secondo il direttore di gara. È terminato a terra anche Ivan Ramiro Cordoba dopo il contrasto con i giocatori del Napoli. Cordoba è ancora a bordo campo. Lo sguardo di Mazzarri, che malgrado il freddo mantiene la sua tenuta. Poi in genere nel secondo tempo, come sapete, qualsiasi temperatura ci sia, si toglie anche la giacca. Hamsik, in genere quello è il segnale poi che permette a Napoli di scatenarsi nei finali di gara. Il traversone verso il centro, allontanato Stankovic in copertura difensiva. Milito appoggia all'indietro, Cambiasso in verticale per Pandev, prova a distendersi contropiede dell'Inter, ha recuperato già in parte il Napoli, buono però il pallone di Pandev, centrale c'è Stankovic che va, lo ha cercato in qualche modo Milito, che poi chiede fallo di mano di Cannavaro, giudicato involontario, prova a ripartire Lavezzi, partita velocissima, va subito Lavezzi in mezzo a due, fallo su di lui di Kivu, calcio di punizione giallo per il rumeno. Una partita molto intensa, con grande aggressività. Il gol adesso sicuramente ha aperto questa gara, vedremo una gara veramente molto bella con l'Inter che non rinuncia ad attaccare. Quanto questo è il fallo anche tattico, vedi, cerca di sottrarsi, di non intervenire, ma è giusta la munizione perché stava andando verso la porta, aveva già saltato Zanetti con molta facilità Lavezzi. Mazzarri sembra voler rincuorare, ridare energia alla sua panchina. In area di rigore ci sono Cavani, Hamsik. Cercato anche Campagnaro sul secondo palo. E il gol è fuori gioco, ha segnalato fuori gioco. Aveva messo dentro Cavani. Il colpo di testa era stato di Dossena, che si era liberato sulla sinistra, ma in effetti Dossena è al di là.
Dossene al di là, è andato avanti con troppa fretta, perché in realtà vedete che poi sarebbe bastato aspettare un attimo e la posizione sarebbe diventata buona. Poi Cavani tocca sotto porta, il gol sarebbe stato di Cavani, ma il fuorigioco è di Dossena. Ma lui se n'era accorto di essere finito in fuorigioco, aveva fatto quel passo indietro per cercare di levarsi proprio da quella posizione irregolare, non ce l'ha fatta perché hanno aspettato troppo sul tocco, fermata con la suola, doveva metterla subito di prima intenzione, invece ha ritardato un attimo e Dossena è andato a finire in fuorigioco. Bravo anche il guardaline nella chiamata. Il pallone per Lucio che vuole la profondità, ha risposto subito il Napoli, la partita è bellissima. Milito prova a divincolarsi, non ce la fa, all'indietro Campagnaro favorisce la presa di De Santis. Gargano vuole far girare Amsic, cambia gioco Aronica, prova a partire Aronica, si appoggia a Dossena, sempre Aronica che rimane lì, il traversone di Dossena deviato da Maicon. Ancora dalla bandierina il Napoli, che insiste a cercare soluzioni offensive per trovare il pareggio. Dalla bandierina va Lavezzi, si fa vedere Cavani in area di rigore, è salito Cannavaro, c'è anche pazienza in area. Tanto De Santi sta richiamando un giocatore perché sono 2-2, l'Inter lascia avanti Pandev e Milito. Calcio d'angolo e c'è il pareggio di Michele, pazienza, 1-1 al 25esimo. Erano tutti preoccupati perché erano 1-1 in fase difensiva, perché l'Inter aveva le due punte davanti, nessuno l'ha ascoltato i richiami, vuol dire che hanno portato un uomo in più, forse il più piccolo di tutti. Ha sorpreso la difesa dell'Inter, bucata sul primo palo, con pazienza che è andato molto bene in anticipo. E non è un uomo solito al gol, pazienza, ma trova sempre gol importanti. Sì, ha sfruttato una palla da fermo dove l'Inter di solito non si fa mai sorprendere, invece proprio in anticipo sul primo palo. L'uomo che difendeva sul vertice non ha saltato correttamente. Per Castellazzi c'è poco da fare perché non la vede questa palla. E forse sai che è proprio l'uomo in più che è stato decisivo. Può essere, eh? Perché è uscito dai blocchi e dalle marcature, pazienza. Prova a insistere in Napoli con Gargano. C'è possibilità per Lavezzi, 1-1 su Lucio. La mette bassa per Cavani, spaccata, tentata. Poi ancora Cavani e sfiora Maggio il gol del 2-1 al 33. La sensazione è che il Napoli sa quello che sa fare in campo, nel senso è una squadra organizzata che gioca in questa maniera da tanto tempo. L'Inter sta giocando bene, però non ha gli automatismi giusti, fa fatica. Vedi anche prima Cordoba, che difficoltà per liberarsi, nessuno che si è fatto vedere in conto dei centrocampisti. Questa è una grandissima occasione, forse c'era anche una deviazione. C'è una deviazione di Chivu sul tiro tentato. Lavezzi di prima voleva darla a Dossena, è intervenuto Lucio a risolvere la situazione. La partita rimane splendida, c'è Milito che non controlla, poi torna sul pallone, c'è l'aggressione di Aronica che poteva anche evitare il fallo, lì Milito era di spalle, calcio di punizione per l'Inter. Lucio apre per Milito, si fa vedere Pandev dentro, sta per arrivare anche Stankovic e ricomincia da capo Milito, Thiago Motta, Sanetti, Chivu. Arriva il cross, arriva anche Milito che la mette alta sopra la traversa, era regolare credo la posizione di Milito. Grandissimo cross, il merito è sempre di chi fa il cross, a girare, stupendo. Aronica nella linea 3 è quello più in difficoltà, è già ammonito, ha paura sempre di confettere fallo quando esce e qui subito è stato ripreso da Mazzari, ha detto davanti all'uomo. Lucio. Pandev con il petto, arriva Sanetti, si le toglie Milito, poi Sanetti cerca mai con largo a destra, attenzione al traversone, c'è Stankovic che si fa vedere dalla parte opposta, il cross verso Esteban, cambiasso, 2-1. Ha lasciato troppo tempo a Maicon di controllare e di mettere la palla, quindi permette anche gli inserimenti senza palla dei centrocampisti che sono difficili da leggere per la difesa. E lì secondo me Dossena doveva accorciare maggiormente, ma la bravura di Cambiasso a trovare i tempi di inserimento e a bucare la difesa del Napoli. Parla con Baresi Leonardo, eccolo il traversone troppo comodo in effetti di Maicon che può aggiustare il pallone proprio per l'inserimento di Cambiasso. Bloccare il cross, sempre, lì devi cercare di non fargliela mettere, troppo facile, al limite la mette dietro ma non a girare in questa maniera. Invece Dossena è stato troppo morbido, Cambiasso invece con i tempi giusti, questi sono i suoi gol.
Andiamo a sentire Massimiliano Nebuloni su Christian Chiu, che era uscito dal campo leggermente zoppicante. Massimiliano. Sì, nulla di grave, si è fatto una piccola escoriazione, ecco, sentiva dolore ma non c'è stato nulla di preoccupante. Colpo di testa di Maggio, arriva il rinvio di Cordoba sui piedi di Stankovic. Chivu, Milito bassissimo, anticipato secco da Campagnaro, la rimessa laterale sarà per l'Inter. Corridoio per Lavezzi, si gira il Pocio, poi dentro per Cavani, un po' lungo il pallone, Cavani distende la falcata, riesce a mettere dentro ancora l'anticipo di Hamsik e palla fuori di un soffio, grande occasione per il Napoli, bella azione al secondo. Quando riesce a riconquistare palla nella metà campo, l'Inter non l'ha gestita bene perché ha sparacchiato un cambio di gioco e sono molto bravi a ripartire, attaccare gli spazi con questi tre attaccanti che trovano sempre bene l'inserimento, in questo caso di Hamsik sul primo palo. Sanetti prova adesso a controllare il gioco, a rallentare un po' la gara all'Inter. Lucio, Cordoba decide per il lancio lungo a cercare Pandev, che riesce a spizzarla su Aronica ma trova le sue spalle Dossena. Cambiasso intercetta, Gargano in ritardo su Stankovic. Javier Sanetti per Maicon, Javier Sanetti va a coprire l'avanzata di Maicon. Corridoio per Milito, dentro ancora per Maicon che tagliava. C'è Stankovic pronto al traversone, deviato, mette fuori Cavani e prova a ripartire Gargano. Cerca Hamsik, sbaglia il tocco, Thiago Motta con calma per Sanetti. Javier Sanetti e Gargano. Ancora Javier Sanetti. Due volte è saltato Gargano, poi la mette dentro di sinistro, Aronica con calma. Hamsik. Thiago Motta, un po' impreciso adesso il Napoli nell'uscita, fallo di mano di Hamsik, si prosegue per il vantaggio. Non era comunque un'azione importante, non ci sarebbe stato giallo. Pandev si gira, uno contro uno, Pandev ancora. Dentro il sinistro, controllo di Milito in corsa. Poi arriva Stankovic sul fondo. Non vuole solamente controllare la squadra di Leonardo, ma vuole mettere al sicuro il risultato con queste grandi accelerazioni, sempre con i centrocampisti che arrivano a concludere. In questo caso è stato molto bravo Stankovic, ma tutto nasce da questa percussione palla a piedi di Zanetti. 1-2 e poi il cross di sinistro. Adesso il rinvio di De Santis. Parte ancora Gargano, ha cercato una verticalizzazione per Lavezzi. Lucio, possibilità di contropiede per l'Inter, lo spinge proprio Lucio per Pandev, si è già riposizionato a Napoli, scivola anche Pandev, perde un tempo di gioco, poi riesce ad andare via però Pandev, dentro ancora per Milito, la posizione è regolare, al centro è andato Thiago Motta, si fa vedere Pandev al limite dell'area di rigore, lo ignora Milito, la mette in mezzo e Maggio in calcio d'angolo. Tutto nasce da un intervento di Lucio che con la sua apertura di gambe non fa passare il filtrante del Napoli e da lì ribalta l'azione. Milito che sta occupando una posizione un po' più defilata, ma da lì diventa pericoloso perché salta l'uomo, Aronica in difficoltà, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Lucio che era l'attaccante sul secondo palo non ha tagliato, è rimasto troppo largo. Sono Lucio e Thiago Motta che era il più largo di tutti. A Thiago Motta, sì. Arriva Maggio a chiudere, c'è calcio d'angolo per l'Inter con Pandev. I soliti dentro. La palla è buona e Thiago Motta per il 3-1, doppietta per lui. Non riescono a tenerlo, Fabio, giocatore straordinario, la sua importanza, insomma è uno che ha sempre fatto gol, mancato tantissimo all'Inter nella prima parte, adesso anche di testa, sfrutta i suoi centimetri e va a trovare il gol del 3-1. Mazzarri richiama la panchina, credo che abbia detto a qualcuno di alzarsi e di accelerare il riscaldamento. Doppietta per Thiago Motta, ecco il suo inserimento. È Dossena che si fa battere. Ma è stato bravo lui perché gli ha preso, è vero, il tempo, si è staccato bene dalla marcatura. Ma che capocciata all'incrocio. Stankovic. Javier Sanetti. Va via secco a Yebda. Aveva capito con grande anticipo l'intenzione dell'avversario. Poi Sanetti, grande percussione. Sanetti in area di rigore. Cerca il destro. Fuori di un soffio. Il capitano Sanetti. Grande azione al 25. Se ti appoggi su di lui non riesci mai ad anticiparlo. Baricentro basso con quelle gambe così forti va via sempre di potenza. Poi qui va a incrociare il tiro sul secondo palo, non trova la porta, ma grande azione del capitano.
controllava De Santis, che poi si è arrabbiato perché i suoi giocatori non hanno fatto